continui richiami disciplinari per un non nulla, anche cose non fondate. I lavoratori vengono chiamati più volte al giorno dalla direzione in ufficio a parlare. Hanno presidiato davanti alla prefettura di Padova, hanno incontrato il prefetto, vogliono chiarezza e giustizia, rifiutano i licenziamenti che pendono sulle loro teste. I 99 lavoratori della casa di riposo Santa Tecla di Este non ci stanno a perdere il posto, misura adottata dalla proprietà dopo il rifiuto di alcuni dipendenti di firmare un contratto di solidarietà previsto non per tutti. L'istituto ex IPAB è finanziato dalla Regione Veneto, gestito da una fondazione guidata dal delegato Vescovile per la pastorale del lavoro della diocesi di Padova. Il clima, denunciano i lavoratori, è pesante dalla fine del 2009. I contrasti con la direzione sono continui, sottolineano. Di lì è iniziato proprio un periodo di declino morale degli operatori, cambiamenti di lavoro, non condividiamo questo modo di lavorare nel trattare gli ospiti, e di lì sono nate veramente delle situazioni di disagio nostro nel lavoro. In più il direttore ha picchiato forte su di noi con situazioni di mobbing, e lo dico chiaramente, io ho una denuncia per mobbing contro di lui, quindi non mi vergogno a dirlo, è tutto certificato, anche se loro l'hanno sempre negato. Nella casa di riposo c'è stata anche un'ispezione degli incaricati della regione, che ha detto dei manifestanti avrebbe dato dei risultati, ma i documenti sono rimasti lettera morta. Era stato votato dalla maggioranza dei lavoratori una solidarietà totale che prendeva dal primo dipendente all'ultimo dipendente, e questo la direzione l'ha rifiutato davanti al sindaco Piva e ne ha proposto un'altra vergognosa, limitata solo a 45 persone. E allora qua io mi domando, è veramente una solidarietà e ancora un'ennesima discriminazione verso i dipendenti più anziani e più vecchi, che siamo tutti quelli del vecchio contratto. Ora vogliono far luce coloro che si sentono discriminati da un trattamento non uniforme. I nostri anziani non devono essere sparpagliati dappertutto, hanno pagato fior di milioni per stare lì dentro, è giusto che non vada via noi e loro, che vada via chi ha sbagliato.